lungi dall'essere Sanremo, non abbiamo dati di ascolto, ma indubbiamente anche noi, i nostri piccoli divi, li abbiamo. E ne abbiamo uno con noi, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Hai visto, ti ho dato del Festival di Sanremo, guarda. Mamma mia Antonella, quante cose che si scoprono da un giorno all'altro. Senti, che canzone ti è piaciuta? Guarda, devo essere sincero, quella che mi piace di più al momento è Pedala di Frankie High Energy. Hai ragione, carina. Ha un ritmo incalzante, sicuramente sarà un pezzo estivo, quindi non potremo fare a meno di sentire, e poi ha anche un significato buono, Pedala, perché ormai insomma... Sì, ormai ci resta solo quello. Ma... va bene. Io invece sul podio metterei Ron, il mio amato Ron, però De Gustibus. No, vabbè, infatti sono, sai, quegli artisti che poi hanno sempre qualcosa da dire nella loro carriera, però sai, come novità 2014 io prenderei Frankie High Energy, la mia è su quello. Va bene, staremo a vedere. Intanto parliamo di ben altro. Parliamo di come e la musica, anzi parliamo di un connubio interessante, come la musica possa essere trasportata in ambiti incredibili. Oh, perché oggi, Antonella, per i nostri amici senza figlie digitali c'è da dare una bella notizia. Qual è questa notizia? Nella giornata... Abbiamo vinto una lotteria collettiva. No, ci tolgono tutte le tasse. Ma l'avrei comunicata davvero ogni giorno a qualsiasi ora. Parlamento viene annullato? No, si lavora soltanto un mese all'anno e tutte le altre sono vacanze? No, purtroppo non è così. Questo. Ma è una notizia che insomma mi rappresenta, se posso dire in questo modo, in una maniera diversa, perché il 22 febbraio verrà fuori a livello nazionale, quindi in tutta Italia, un fumetto che noi abbiamo già conosciuto e intervistato, ovvero e che non Lady è solo Mafia. Made in Italy, ma Made in Foggia, molto importante. Certo, Made in Foggia, quindi il 22 febbraio, sabato 22 febbraio, ci sarà la possibilità di recarsi o a Foggia, o in qualsiasi posto della Puglia, ma anche se volete a Milano, Trieste, Aosta, dove volete, e richiedere all'edicolo fumetteria il primo numero di Lady Mafia. Oh, questo fumetto noir a livello davvero interplanetario. Questa ironia così sensuale. Sì, perché lo dico anche in questo modo? Perché innanzitutto sono contento per chi abbiamo avuto la possibilità di intervistare e il creatore del fumetto, ovvero Pietro Favorito, con i disegni di Domenico Nagliero, ma anche perché questo connubio mi vede protagonista in una cosa. Hai fatto le pulizie nello studio di... di Domenico, no, diciamo che si è deciso di... fare una collaborazione davvero che abbiamo avuto in passato con altri artisti, ovvero di realizzare una colonna sonora per Lady Mafia. Wow. E chi hanno scelto per fare questa cosa? No, ma spiegami prima una cosa, ma la colonna sonora come compare con il CD, nel fumetto? Spieghiamo questa cosa in maniera molto semplice. Ci saranno all'interno del fumetto delle tavole dedicate a questo gruppo che per me è sconosciuto, il Naima. Sì, ma guarda un po'. Ecco, che cosa ci saranno? Ci saranno i personaggi del gruppo, ovvero la band rappresentata a fumetti, e all'interno di queste pagine ci sarà anche il collegamento al sito, o meglio al canale YouTube della band, dove da domani sarà possibile vedere il video della colonna sonora di Lady Mafia, ovvero il singolo dei Naima, che si chiama La mia identità. Questo che noi tra un po' ascolteremo, Certo, ascolteremo tra un po'. Questo brano vede la protagonista quattro ragazzi di Foggia. Di cui uno con la barba. Di cui uno con la barba, li devo citare io o li citi tu? Vai, è roba tua, vai. Va bene, allora alla voce abbiamo Massimo Max Dezza, al basso abbiamo Pier Nicola Days dalla Z, alla batteria abbiamo Antonio Cicoria, e alla chitarra abbiamo Walter Coda. Walter Broccolo, perché dopo Cicoria. Abbiamo Walter Coda, lo so, mi tocca anche questa nuova esperienza. Walter Bean.
Lo so, sono un uomo dalle mille sorprese. Hai lasciato il pelo anche lì. Anche lì. Beh, mi viene anche protagonista perché, diciamo anche in maniera molto semplice, il pezzo è stato realizzato come musica e testo da parte mia, arrangiato ovviamente da tutti noi da IMA, e mi vedrete non solo nella veste musicale ma anche fumettistica proprio in quel giornale che abbiamo citato prima, o meglio il fumetto noir Lady Mafia. Ci sarebbero tante altre cose da dire perché appunto è una collaborazione molto ampia, ci saranno anche degli spettacoli a seguire di questo, però la cosa importante è che si unisce la musica al fumetto in una maniera diversa. Benissimo. Questa è la cosa interessante. Ovviamente invito tutti a scoprire come mai. Oh, non è che diciamo questo episodio particolare di Lady Mafia sia presente solo il 22 febbraio in edicola. No, io lo dico anche per coloro che ci dovessero poi riascoltare su YouTube in questa intervista nei giorni a venire. Oddio, ci sarà per anche qualche altro mese, presumo. Infatti, no, perché sì, infatti la cosa è questa, è una miniserie, saranno 10 volumi, quindi programmate già voi collezionisti, saranno 10 volumi, a cadenza bimestrale, quindi ogni numero avrà una cadenza bimestrale, ha un costo irrisorio, perché per 2 mesi il volume costa 4,90 euro, insomma, voglio dire, si spendono tanti soldi per comprare un cocktail e non si spendono neanche 5 euro, molto di più. Oddio, si spendevano. Però, Però per la creatività io penso, insomma, per gustare anche qualcosa di diverso, soprattutto anche per chi si trova fuori la propria regione, potrà essere bello leggere e vedere i luoghi della propria città e soprattutto scoprire come ti hanno ritratto a fumetto. Quella è la cosa che devo dire più voglio scoprire. Sarà bellissimo. Ma poi la cosa interessante è che, appunto, volevo dire per concludere il tutto, che chi andrà in edicola in fumetteria e chiederà Lady Mafia, insomma, per noi foggiani sarà un grandissimo orgoglio, perché la copertina sarà la rappresentazione del personaggio davanti Piazza Cavour, quindi si vedrà la villa comunale con la fontana di Piazza Cavour, e quindi sapete che insomma, andare in tutta Italia, uno compra un fumetto nuovo e vede la propria città rappresentata, insomma, togliamo di mezzo tutte le cose negative e siamo orgogliosi di essere foggiani e di dire davvero questa è la mia città, insomma, lo diciamo in maniera poi diciamo, molto... diciamo anche la verità che tutti i proventi saranno destinati a che cosa? A Walter Koda, sicuramente a Walter Koda. Tutti i proventi andranno a Walter Koda. No, verranno destinati per rinsaldare un po' le casse comunali. No, non sto scherzando. Ma guarda, lo farei tranquillamente. Non basterebbero, lo farei tranquillamente, sarei davvero onorato, però insomma, non so neanche se riusciranno a riempire le nostre tasche. Però, no, vabbè, speriamo bene, incrociamo le dita. No, incrociamo le dita, ricordo, insomma, per noi potrete, chi ascolta questa intervista potrà vedere il video realizzato sul nostro canale YouTube. Io dico, insomma, da intervistato in questo caso, il canale YouTube della band. L'importante è scrivere Naima, scritto con N-A-H-I-M-A, Rock Band, e troverà il videoclip della mia identità, questo brano. E poi ovviamente invece dal punto di vista dello speakeraggio, se possiamo dire in questo modo, potrai ascoltare l'intervista sul canale YouTube di Radio Master, su Facebook, Twitter, YouTube e anche Walter Koda. Insomma, questo nome Walter Koda, che ormai non sono più due nomi, o meglio due parole. Sono tre, Walter Bin Koda. Marcella, io... insomma, ti lascio lanciare il brano. Sì, ok, perfetto, questo appuntamento di Affoggia si dice speciale, che dire, dico semplicemente che ascoltatevi La Mia Identità, il brano, il singolo di Naima, lo troverete anche sul Google Play, quindi se volete anche acquistare il brano, ragazzi, siamo ad alti livelli, e buon ascolto, va bene? Ok, ciao Walter, in bocca al lupo! Ciao! La mia identità. Yeah.
Because